Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi nuovo video test. Ragazzi, però per fare questo video test devo cambiare gli occhiali. Quindi adesso cambio gli occhiali. Ok ragazzi, adesso ho gli occhiali giusti per fare il test. Sì, perché ragazzi, oggi faremo il test degli Epson Moverio T300. Ovviamente il primo test lo facciamo con il Mavic Air, perché comunque DJI ha collaborato con Epson per lo sviluppo di questi occhiali per i droni, però diciamo che ho già installato l'applicazione sia dell'Autelivo che dell'App Sanzino, che il DJI Tello, del Parrotanafi. Veramente ho già messo le applicazioni per tutti i droni che ho, quindi in teoria tutti questi droni li piloterò, o meglio li proverò a pilotare con questi occhiali. Però il primo test ho preferito farlo con il Mavic Air, perché comunque DJI ha collaborato, come ho detto prima, per lo sviluppo di questi occhiali per i droni. Quindi ovviamente lenti scure, perché il sole è forte, sono in montagna, quindi il sole è bello forte, c'è pure un po' di riflesso di neve. Quindi ragazzi, adesso preparo tutto e proviamo questi occhiali, o meglio questi occhiali futuristici. L'ambientazione ragazzi è carina, però niente di che, nel senso che non è un video per fare un video cinematografico, ma è solo un test di questi occhiali, quindi l'ambientazione accontentatevi, anche se comunque rimane sempre molto carina. Quindi preparo tutto e decolliamo con gli Epson Moverio T300. Ok ragazzi, tutto è pronto. Vedete, ho messo le lenti scure perché veramente sono contro luce in questo momento, ma vedo benissimo quello che sta inquadrando il Mavic Air, che qui da parte a me infatti mi inquadra la gamba. Ragazzi, si vede benissimo e vi ripeto, sono contro luce in montagna, quindi fate voi quanto riflesso c'è all'interno di questi occhiali, perché vedete che io il sole lo sto guardando, quindi all'interno vedo veramente veramente bene quello che sta inquadrando il Mavic Air con tutta, diciamo, quello che è l'applicazione DJI Go 4. Quindi adesso decolliamo e proviamo questi Moverio BT300. Ragazzi, è una figata esagerata. Vedete, io adesso ho l'altezza 24-25 metri, così sono a 30 metri, 34. Ragazzi, si vede veramente veramente bene e vi ripeto, sono contro luce, impressionante. Come vi ho detto già prima ragazzi, ho già installato anche le APK per l'Autelivo, l'App Sanzino, il Parrotanafi, il DJI Tello, così che posso provarli tutti con questi BT300, perché nello store ufficiale Epson c'è disponibilmente solo la DJI Go 4, che ha collaborato nello sviluppo, credo, per l'uso dei droni. Però installando le APK delle varie applicazioni che si usano con gli altri droni, si possono pilotare tranquillamente anche gli altri. Quindi adesso facciamoci un giro. Andiamo da questa parte, saliamo un po' ancora. Ragazzi, non è un video cinematografico, quindi nel senso il paesaggio, quello che c'è, sono in montagna, quindi vabbè, sempre posto carino. È giusto solo una prova per tirare poi le conclusioni su questi BT300, che sono in commercio sì da tanto tempo, però adesso che costano più o meno la metà di quello che costavano all'inizio quando erano usciti, cioè adesso costano circa 500 euro rispetto all'inizio che ne costavano praticamente 1000, direi che adesso hanno un senso un po' diverso. E devo dire che la cosa bella di questi occhiali ragazzi è che non bisogna per forza avere applicazioni che dividono lo schermo in due, come per i visori VR, dove bisogna avere l'applicazione che divide lo schermo in due e diciamo dopo è la lente del VR che fa un'immagine unica. No, qua si usano le applicazioni normali, quindi quello è il bello, che qualsiasi applicazione diventa fruibile con questi BT300. È per quello che si possono usare le applicazioni di qualsiasi drone e si vede normalmente, anche se l'applicazione del drone stesso non ha la funzione di dividere, o meglio di fare due immagini uguali che poi vengono unite in una cosa sola. Qua invece si può usare applicazioni normalissime. Infatti ho provato anche YouTube ragazzi, vedere video su YouTube da questi occhiali è fighissimo. Ma la cosa che veramente che mi lascia stupito è che sono, appunto per fare la prova, mi sono messo contro luce, è una luce fortissima perché ripeto sono in montagna, c'è il cielo azzurrissimo, vedete anche dal Mavic che inquadra
il cielo e devo dire che veramente tanta tanta roba. La prova l'ho appunto voluta fare così, cioè contro luce, cioè al massimo dell'esasperazione che si possono cioè portare al massimo dell'esasperazione gli occhiali. Poi un'altra cosa bella, ragazzi, è che non vi isola dal mondo, non come quando abbiamo sul visore VR che siamo chiusi dentro, non vediamo neanche cosa ci accade intorno. Qua, ragazzi, invece basta abbassare lo sguardo, si vede dove siamo, cioè, e cambia tutto. Anche il drone, ovviamente con queste lenti scure scure, il drone quando è in cielo non lo vedo, però già se si dovesse mettere quelle medie, secondo me si vede benissimo. Quindi, ragazzi, devo dire che pilotare il drone così, tanta tanta roba davvero. Ok, ragazzi, adesso riatterro e tiriamo le nostre conclusioni. E comunque questo era solo un video test per provarli, ovviamente, anche perché proprio li ho provati adesso per la prima volta con voi. Quindi adesso riatterriamo e dopo tiriamo le nostre conclusioni. Quindi adesso facciamo un bel return to home, così non abbiamo tante storie. Ragazzi, un'altra cosa che ha è la telecamera qua davanti, quindi adesso provo ad attivarla e vediamo se riesco a filmare il Mavic mentre sta atterrando. Aspettate che metto in pausa il return to home e provo ad attivare la fotocamera a vedere se riesco a riprendere il Mavic mentre atterra, perché qua davanti, ragazzi, c'è una fotocamera. Quindi adesso vado ad aprirla, ok? Quindi adesso sto anche riprendendo, no, così, aspettate che attivo. Così però ho fatto la foto, come cambio da fotocamera a foto, quindi video, ok, adesso siamo su video, quindi adesso registro e faccio atterrare il Mavic Air. Quindi rifacciamo il return to home, vediamo se il Mavic ritorna, dov'è che è? Ragazzi, vedete, adesso che sto inquadrando con la telecamera vi rendete conto il sole che ci avevo conto, guardate. Vediamo il Mavic che sta atterrando. Vediamo se la telecamera degli occhiali lo inquadra. Dov'è? 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 Ok, sta atterrando, lo vedete? La telecamera mi sembra che è una telecamera da 5 megapixel. Ok, ragazzi, sta atterrando. Come al solito il Mavic Air sta praticamente atterrando proprio in maniera super precisa da dove è partito, sempre grande Mavic Air. Ok, ragazzi, vedete che è atterrato, quindi adesso fermo la registrazione di questi occhiali, anzi guardate che mi inguardo mentre mi guardate, ok, io vedete 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 vedete, ok, quindi adesso vado a fermare la registrazione degli occhiali. Anche perché torno alla DJI Go 4 che mi sono perso, perché ovviamente registrando con gli occhiali dalla DJI 4 sono uscito, che ragazzi guardate sono già all'interno della DJI Go 4, quindi vedete le mie gambe, lì c'è il Mavic e qua ci sono i BT300 Moverio. Quindi ragazzi, le mie conclusioni sono che ovviamente il prezzo è ancora alto, nel senso probabilmente non scenderà neanche più di tanto così, però veramente danno un'esperienza veramente eccezionale, soprattutto perché non ci vanno a chiudere, comunque il drone lo vediamo, ovviamente con queste lenti scure scure lo si vede quando è vicino, quando è lontano, non tanto, già secondo me se si mettono quelle medie che sono queste, adesso ve le faccio vedere se riesco a prendere senza far cadere tutto, guardate ragazzi, ecco, con queste che sono quelle medie, diciamo che sono un po' tipo quelle dei miei occhiali da sole, per intenderci. Con queste sicuramente si vede il drone anche quando è molto più lontano. Poi ovviamente se è una giornata nuvolosa e non si mette nessuna lente, diciamo coprisole, proprio si vede come con l'occhio nudo normale, come quando andiamo in giro normalmente. Quindi ragazzi, per adesso come prima prova direi che non è andata per niente male. È stata un'esperienza veramente top, perché comunque ragazzi sono degli occhiali che sono futuristici di brutto. Quindi ragazzi, se questo primo test con i BT Moverio 300 vi è piaciuto, lasciate un pollice su, iscrivetevi al canale Telegram Offerte se vi va e iscrivetevi a questo canale YouTube ovviamente se vi va. Quindi ragazzi,
Il video finisce qua, ci vediamo nei prossimi video test con il BT300 con magari gli altri droni, così vi dico se e come funzionano con applicazioni installate esternamente da quello che è, diciamo, lo store della Epson. Quindi ragazzi, ci vediamo nei prossimi video. Ciao!